Quando penso a innovazione, io penso in particolare a un settore dell'innovazione che riguarda il mondo delle start-up e del venture capital. Quel tipo di innovazione si accelera riuscendo a costruire in maniera organica un ambiente, noi lo chiamiamo un ecosistema, in cui diversi attori riescono a collaborare in un contesto di fiducia in cui appunto l'individualità e le competenze di ognuno riescono ad essere valorizzate al massimo. Credo che ci siano diversi ambiti in cui lavorare. Allora, nell'area più a lungo termine, penso che la scuola abbia una responsabilità molto grande e anche un grande potenziale nel educare i ragazzi ad essere degli innovatori, con un metodo di, perché l'innovazione poi è un metodo, è un processo, non è l'idea creativa che viene una volta nella vita, significa poi scaricarla a terra e fare execution. Quindi la scuola secondo me potrebbe fare molto di più di quanto non faccia ora per abituare i ragazzi a esplorare opzioni, possibilità e a creare degli scenari possibili. Ma io credo che in Italia dobbiamo ancora imparare a costruire gli ecosistemi di innovazione. Dobbiamo imparare a creare degli ecosistemi di partnership, di collaborazione, in cui mettiamo insieme le forze migliori di soggetti diversi per ottenere quel risultato di, diciamo, miglioramento dell'esperienza dei nostri clienti. Accelerare il processo di innovazione in Italia oggi vuol dire cambiare passo, lasciare più spazio alla collaborazione, meno spazio al nepotismo aziendale e al lavorare con gli amici e gli amici degli amici, ma lavorare con le persone che sono veramente significative e che apportano valore.